Allora, mister, come la commentiamo la gara di oggi? Forse un passo indietro nella ripresa. È una partita comunque complicata, un campo che sembra apparentemente bello, ma non facilita di sicuro la tecnica, e quindi noi dovevamo capire dal primo minuto, e penso che ci abbiamo impiegato poco, dove la seconda palla e l'aspetto agonistico, i duelli aerei, diventavano determinanti. E dopo poco comunque la squadra si è distesa bene, da palla inattiva abbiamo avuto quattro occasioni, una più importante dell'altra, di Erna a 1 metro dalla porta, con Sansovini abbiamo colpito il palo, il colpo di testa di Gozzi, di Messori e il secondo palo Bellini. Sono tutti racconti, ma la squadra ci ha provato, magari non con grande ordine tecnico, ma con caparbietà e con anche un buon equilibrio nel primo tempo. Alla prima occasione, frutto un grande scambio tra Pagano e Ganci, ha fatto un grande gol, bisogna fargli un applauso. La squadra non si è disunita, ha pareggiato meritatamente, però le tante occasioni e tutte le volte che siamo arrivati in area dovevamo concretizzarle. Sicuramente avremmo affrontato il secondo tempo con un'altra, diciamo, tranquillità e gestione della partita, anche se nel primo quarto d'ora il Modena è partito molto bene con l'attacco sugli esterni, che è quello che sostanzialmente volevamo fare. E poi inspiegabilmente abbiamo sbandato in certi momenti. Dalla fase di possesso palla nostro, loro ripartivano soprattutto con questi lanci, e dietro siamo stati un po' troppo precipitosi a concedergli qualche ripartenza di troppo, e poi l'espulsione ci ha complicato la vita perché già non avevamo un grande equilibrio centrocampo, loro continuavano a fare ripartenze, io mi sono dovuto riassettare a quattro dietro, avevamo due molto offensivi. Spaviero il debutto, Letizia anche lui, che sono molto molto offensivi, la spaccatura ci veniva, lì dovevamo essere più bravi nei duelli e soprattutto nei cross dove siamo stati imprecisi, non che non ci siamo arrivati. È un peccato perché capisco tutto l'ambiente, tutto il disappunto, il dispiacere, però il Modena è venuto qua per vincere e per provarle tutte, perché io ho a disposizione sei attaccanti e oggi hanno giocato tutti. E poi si paga un po' ancora quell'inesperienza e seconda espulsione consecutiva di un giovane che si poteva evitare. E tra l'altro, se Ndoye l'avete visto a Sì. centrocampo, stava uscendo proprio Cortinovis perché è un momento in cui si era innervosito. Io avevo predicato di rimanere sulla linea 4, di non spaccare la linea, di fare cose semplici perché era già ammonito. Avevo un 8, un cliente abbastanza scomodo, ma tra l'altro ammonito anche lui, e prevalsa l'esperienza. In questo campionato 4 under sono veramente tanti, e dove l'errore è un patrimonio, ma noi sappiamo che non abbiamo possibilità di errore. Adesso la pergolettese più 6. Sì, ma io non me lo continuate a chiedere da sempre, io non posso commentare se gli altri vanno forti, io devo commentare le nostre partite. La mia grande arrabbiatura è che spesso non vedo come in 20 minuti nel secondo tempo quello che la squadra fa durante l'allenamento molto bene, con ritmi tecnici, con equilibrio tattico. Oggi non sono riuscito per, diciamo, 15 minuti vederlo. Di solito i cambi ci danno anche una grossa mano sotto l'aspetto della freschezza tecnica e anche atletica, perché Lovisio era al rientro, faceva fatica. Sansovini so che rimane un'ora, però si sta battendo come un leone. Alla fine avevo il problema anche con Ferrari, che aveva qualche problema a scattare perché aveva gambe piene, e giocavamo praticamente una punta e mezza a duelli aerei, e noi le abbiamo cercate tutte in maniera molto sporca. Poi il secondo tempo, quando in un tempo di tempo effettivo giochi al massimo 20 minuti, diventa anche più facilitata per la squadra che si difende e che riparte, come ha fatto bene il Crema. Allora Massimo, come commentiamo la partita di oggi? Forse un passo indietro rispetto alla prestazione di domenica al Braga. Un passo indietro, penso che sia una squadra diversa dal Crema, a confronto, con tutto rispetto all'Axis. Abbiamo fatto, secondo me, delle buone cose. A volte dobbiamo stare più attenti, più concentrati, capire ancora di più i momenti a volte della partita. Però questo è il momento in cui bisogna stare ancora di più uniti, perché sappiamo come sono, diciamo, questi momenti. Io che posso avere qualche esperienza in più, o anche quelli giovani per crescere, quindi io penso che l'unione sia una cosa importante. Con oggi, come ho detto, alcune occasioni abbiamo fatto bene anche all'inizio e tutto, una buona squadra anche loro, però noi la nostra volontà è quella di vincere, quindi dobbiamo fare ancora un ulteriore salto di qualità. Modena che ha gestito completamente la partita, il Crema ha fatto gol nel primo e unico tiro in porta che ha fatto, nella ripresa però forse si sono un po' divisi i reparti, si è resa meno pericoloso il Modena sotto porta. Sì, in alcune occasioni potevamo essere
Più incisivi intendo nell'andare a pressare come blocco unico di squadra. Ci siamo in alcuni casi un po' sfaldati, ma sfaldati intendo proprio come distanze. Poi dopo abbiamo ritrovato di nuovo la quadra, fino a poi anche l'espulsione, abbiamo cercato di tenere e attaccare fino alla fine, a metterci tutto il cuore che si poteva mettere per portare a casa questo risultato, e come ho detto, in alcune occasioni dobbiamo essere ancora più squadra, più uniti per poter andare in pressione, perché ci siamo un attimo sfaldati. Abbiamo visto coprire tutte le zone del campo, dal limite della tua area a quella avversaria, poi uscire a 10 minuti dalla fine. Come stai? Non hai ancora i 90 minuti nelle gambe, tutti a questo ritmo? Ma dai, mi sto. Penso allenando forte, con il mister si fanno grandi lavori, vuole grande aggressività e tutto. Siamo sulla buona strada, però come squadra io ho sempre parlato, per poter crescere bisogna fare un ulteriore scalino, perché bisogna essere ancora più concentrati in alcune occasioni, e quindi, però io penso che sia in crescita la squadra, in qualche occasione, però bisogna essere un po' più coraggiosi e avere un po' più di personalità. Al termine del match i tifosi vi hanno fischiato, quanto vi è dispiaciuto comunque ricevere questi fischi? Dispiace perché sappiamo benissimo che cosa vuol dire quest'anno come rinascita per quanto riguarda il Modena, sappiamo benissimo quali sono le nostre forze come squadra, come società. L'obiettivo, l'abbiamo sempre detto, che è quello di vincere. E ancora di più, ancora dobbiamo fare un qualcosina in più per dare una soddisfazione a noi stessi e a tutta la città e a tutta la società. Marco, un altro grande gol, purtroppo però la pergolettese scappa via. Sì, ci ha allungato di altri 2 punti, sicuramente la cosa si complica, però io credo che se noi a oggi, che è ancora febbraio, abbassiamo noi proprio la testa, allora abbiamo perso oggi. Invece dobbiamo, per quanto difficile, ripartire con ancora più rabbia e con più determinazione. Sicuramente il nostro futuro non dipende solamente da noi, però noi dobbiamo cercare di arrivare sempre alla vittoria. Oggi non ci siamo riusciti, anche se ci abbiamo provato a più riprese. Modena ha completamente gestito il primo tempo, loro hanno fatto gol al primo e unico tiro in porta che hanno fatto. Nel secondo tempo però qualcosa è cambiato, il Modena si è reso poco pericoloso dalle parti di Marengo. Ma diciamo che abbiamo concluso poco, perché un paio di volte, per esempio, io ho sbagliato una palla abbastanza facile di destro sul fondo, eravamo abbastanza vicino alla porta. Poi un'altra volta sempre io ho sbagliato un controllo, anche se era un po' lunga, era difficile, però era comunque un'occasione da rete. Non abbiamo finalizzato, però lì davanti comunque ci siamo arrivati. Credo che abbiamo comunque tenuto noi il pallino del gioco. Il Crema ha fatto, mi sembra, a parte qualche buona trama, praticamente solamente ripartenza. Loro sono bravi in questo, hanno gambe, esperienza e qualità. A loro, se fin da subito era chiaro, bastava il pareggio. Ma loro, chiaramente, quando giochi contro la seconda in classifica, un pareggio non è un cattivo risultato. Per noi lo è, purtroppo, la situazione adesso è questa qui. Nulla è compromesso, io sicuramente ci credo, e come me ci crede comunque tutta quanta la squadra. Il momento sicuramente è un po' difficile, c'è amarezza, capiamo anche i tifosi, giustamente. Noi dobbiamo chiuderci un pochino in noi stessi e tirarci fuori.